Emiliano Petruzzi. Buonasera. Io mi chiamo Emiliano, ho 34 anni e non so ballare, non so cantare e non so recitare. Se ci fosse qualche altra cosa, sicuro non la saprei fare. Ma in questa società dove tutti vogliono apparire, lo voglio pure io questo quarto d'ora di popolarità. Sono andata ai provini del Grande Fratello e mi hanno chiesto chi ha scritto il 5 maggio e io gli ho risposto Alessandro Manzoni. E a chi ero dedicato? A Napoleone Bonaparte. E la formula dell'acqua? H2O. E la capitale dell'Ungheria? Budapest. Per noi non va bene, puoi andare. Scusate, perché? Sai troppo. Sono andata al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, e mi hanno chiesto che cosa fai nella vita? Io gli ho risposto che sono un fallito. E mi hanno detto ci dispiace, ma non li prendiamo già belli e fatti. Qua quelli come te li dobbiamo creare noi, è una questione di diritti d'autore. Sono andata a uno mattina e mi hanno detto vai a mattino 5. Sono andata a mattino 5 e mi hanno detto vai a mezzogiorno in famiglia. Sono andata a mezzogiorno in famiglia e mi hanno detto vai a pomeriggio 5. Sono andata a pomeriggio 5 e mi hanno detto vai all'8 alle 8. Sono andata all'8 alle 8 e mi hanno detto vai a mezzanotte e dintorni. Sono andata a mezzanotte e dintorni e mi hanno fatto accomodare. Una giornata intera a cercare un quarto d'ora di popolarità e è arrivato Marzullo, ha cominciato a parlare, mi sono fatto tre quarti d'ora di sole. Sono andato a chi l'ha vista e mi hanno detto, Giovanotto, facci lavorare e vedi dove te ne devi andare. Sono andato a Forum e per una finta causa immobiliare il giudice mi stava dando gli arresti domiciliari. Sono tornato a chi l'ha vista e quello mi ha detto, sei un'altra volta qua, facci lavorare e vedi dove te ne devi andare. Sono andato alla prova del cuoco e per non essere volgare non vi dico che mi hanno mandato a fanculo, ma vi dico che mi hanno mandato a fare la spesa. Allora sono tornato a chi l'ha vista e mi hanno detto ma tu in televisione ci tieni veramente ad apparire? Certo, per questo sono venuto qua, allora devi sparire. Ho fatto come mi hanno detto e sono sparito, ma in trasmissione nemmeno sono uscito. A quel punto mi è venuto un dubbio. Ma vuoi vedere che non esisto? Allora ho provato a fare il comico e sono andato a Zelig a fare un provino. Dopo il provino un autore mi ha chiesto Emiliano, ma tu ci fai o ci sei? Al ci fai gli ho risposto acqua, a ci sei colpiti e affondati. Un altro autore mi ha detto Emiliano è stato provato scientificamente che non esiste e non è mai esistito un comico che riesce a fare ridere tutti. Tu invece sei l'unico che non fa ridere nessuno. Spiegaci il trucco, spiegaci il trucco. E gli ho spiegato il trucco. E mo ve lo spiego pure a voi il trucco. Io ho incominciato che raccontavo le barzellette. Ma una sera ho raccontato una barzelletta in un locale e una signora seduta in prima fila, tanto dalle risate, ma tanto dalle risate, è morto. A me questa cosa mi ha talmente traumatizzato che ho deciso di passare alla drammaturgia. Ma una sera a teatro stavo recitando l'Amleto di Shakespeare, quando un signore seduto in seconda fila, tanto dall'emozione, ma tanto dall'emozione. Bravo, si vuole pure che la sera a teatro. Comunque è morto. Mo arrivato a questo punto, ditemi voi, volete che vi racconti una barzelletta o che vi recito l'Amleto di Shakespeare? Tanto per me è la stessa cosa. Comunque per entrare nel mondo dello spettacolo bisogna superare parecchi ostacoli, ci sono molte difficoltà, purtroppo per me l'ostacolo più grande arriva dalla famiglia, sì perché mio padre non è tanto d'accordo con questa mia scelta di vita. Io gliel'ho detto, dice papà che fai, ci prova, tanto che cosa mi può succedere? Due sono le ipotesi, o faccio una bella figura o faccio una bella figura di merda. Mio padre mi ha risposto, figliolo, in entrambe le ipotesi escludi la bella figura. Gli ho detto, papà ma tu lo vedi come sei, cioè non è possibile, da te fiducia zero. Mi fa ancora con questa storia della fiducia. Tu forse non ti ricordi bene, ma io all'inizio la fiducia te l'ho data. È stata una fiducia lunga più di 9 mesi. Poi sei nato e io mi sono sfiduciato. Sì, perché per mio padre il problema parte tutto da lì. Siccome io già da prima di venire al mondo non avevo voglia di fare un cacchio, di conseguenza tardava ad arrivare.
Mia madre era ricoverata da più di 10 giorni, i miei parenti erano tutti lì ansiosi che fermivano e scalpitavano. Quando un bel pomeriggio il ginecologo entra nella stanza, si avvicina a mia madre e le fa: "Allora signora, come si sente? Vede, siamo oltre il limite consentito, si prepari perché lo facciamo cesario." A quel punto mio nonno guarda mia nonna e fa: "No, non esiste, io non lo voglio un nipote che si chiama cesario." Mia nonna gli fa: "Ma ti stai zitto, quella è la prassi, fa parte dell'iter." Il nonno gli risponde: "No, non lo voglio neanche dell'Inter, deve essere tifoso del Napoli." La nonna gli fa: "Ma lo vedi che sei un vecchio ignorante?" Il nonno fa: "Ignorante a me, che ho fatto la guerra in utopia." La nonna gli fa: "Ma quale utopia? Ero l'Etiopia, imbecille." Nel frattempo gli infermieri aiutano mia madre a mettersi sulla barella. Il ginecologo le fa: "Signora, allora le farebbe piacere se il padre del bambino assistesse al parto?" Mia madre gli fa: "È certo che mi farebbe piacere, ma non pensi che mio marito lo farà entrare." La barella esce dalla stanza con tutti i parenti a seguito. L'infermiere trasporta mia madre dolorante per i corridoi. Lei è lì. L'infermiere si ferma e gli fa: "Signore, ma se ci serviva un'ambulanza, noi la facevamo arrivare." Mia madre gli fa: "Giovanotto, siete un simpaticone, ma non fatemi ridere, altrimenti me la faccio addosso." L'infermiere gli risponde: "Signore, ma dovete fare un figlio, dovete fare uno stronzo." Finalmente arrivano in sala parto. Nel frattempo l'altra infermiera ferma tutti i parenti davanti alla porta. Solo a mio padre gli fa: "Lei, se vuole, è l'unico che può entrare." Mio padre invece si mette 2 mani davanti agli occhi e punta dritto verso la finestra. Mio cugino lo afferra per un braccio e gli fa: "Zio, dove cacchio vai? Tanto siamo a piano terra, non ti fai niente." Appena nato l'ostetrica, la prima cosa che disse a mia madre: "Signora, voi lo volevate di 3 kg, è uscito un po' in più, è 3,2 kg, che faccio? Lascio?" Mia mamma gli ha risposto: sì, lasciate pure, tanto lo congelo." Io l'ho capito da subito che in questo mondo non c'è giustizia. A me mi hanno messo al fresco senza aver commesso nessun reato. Comunque, quando sono nato, mio padre si è sfiduciato, ma io nella vita non mi sono sfiduciato. E ho capito che per entrare nel mondo dello spettacolo bisognava studiare. Mi sono iscritto ad una scuola di ballo e dopo 3 mesi chiesi all'istruttore se c'erano buone possibilità di diventare un grande ballerino. Lui mi rispose: "Ascolta, io più ti vedo ballare e più mi ricordi il Giappone. E più mi ricordi il Giappone, e più penso al sushi." Io gli ho risposto: "Ma mo che c'entra il sushi col mio modo di ballare?" Mi fa: "Perché più ti vedo ballare, e più mi suscita il vomito." Allora mi sono iscritto ad una scuola di canto, ma dopo la prima lezione il maestro mi disse testuali parole: "Caro Emiliano, voglio essere onesto con te e non mi va di rubarti i soldi, ma se i cigni cantano prima di morire, tu devi morire prima di cantare." Ora, qui stasera si parla di comicità, ne esistono 2 tipi, quella demenziale e quella intelligente. Per quanto riguarda la comicità demenziale, lo sapete che cosa ci fa un contadino piccolo, 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 con una zappa piccola, 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 in un campo grande, grande, grande? No, ve lo dico io, si fa un culo così. Per quanto riguarda la comicità intelligente, comicità intelligente, comicità intelligente, io non ci dovevo venire, non ci dovevo venire, non ci dovevo venire.